Ed ecco qui il vostro Charles Lee Ray che sale sul ring. Dall'Italia. Eccomi qui. Non c'è limite, ragazzi, non c'è davvero limite. The Demon Slayer, non so se l'avete notato. E sì, la mia entrata non è proprio spettacolarissima. L'importante comunque è che quando salirò sul ring mi darò da fare. Contateci. Grazie, grazie, molto gentili, molto molto gentili. Vi voglio bene tutti, sì sì sì. Ok. Avanti, 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 non ho tutto il giorno. Sto aspettando il mio avversario. Proprio lui. Ma ti è andata proprio male, Edge. Ma chi ti ha convinto di salire sul ring con me? Eccolo lì che arriva. Bravo, bravo, bravo. Mi pare di aver sentito dei fischi. Prova di forza, cominciamo bene. Brutto. E a quanto pare sono più forte io, come vedete. Su, su, che non ho tutto il giorno. Dai. Oddio. Cominciamo bene. Non fare il furbo. E non fare il furbo un'altra volta. Ma che vuoi tu? Tira a largo. And vedi. Una gomitata. Ah, ma ce l'hai con sta cosa di buttarmi fuori dal ring? Accidenti. Togli anche la protezione. Bravo, bravo, bravo. Aia. Brutto. Ah, vedi, oh. Ecco, hai visto cosa succede a togliere la protezione? Succede che ci si fa male. Molto male. Guarda mi faccia, Beh. Ah, mi trovo proprio cedo, ma levati di mezzo, lasciami lavorare. Come pretendi che io non ti colpisco per sbaglio se poi dopo te ti metti in mezzo? Senti, dammi una mano e basta. Ecco, vedi? Oh. E vai per terra. Oh. Si è alzato prima. Dammi 5, dai, dammi 5. Non mi ha voluto dare 5? Allora beccati questa. Yeah. Ok, vediamo un po' se riusciamo a fare un numero, eh. Arbitro, togliti. Ok. No! Flying Headbutt è andata a vuoto. Che figura di merda. La colpa è tutta tua, brutto imbecille. Ma perché non ti togli di mezzo?
Accidenti a te! Tu che fai? Ma guarda! Che c'è paura? Ma guarda te! Guarda te! Ehi, mamma mia, guarda! Oh! Oh, su, però dai, alzati! Ti ho dato però qualche colpetto, sei già giù! Sei proprio deboluccio! Ma guarda te! E l'arbitro continua, eh! Ti vuoi levare di mezzo? Fammi lavorare! Oh, figlio di puttana! Oh, pure la schiena! Allora lo fai apposta! Mi vuoi far arrabbiare! Oh! Che? C'è male i coglioni? Passato? Beccati la chop! E beccati l'altra chop! E l'altra chop ancora! Ci hai creduto che l'avrei fatto, eh! Aia! Ah, oh! Che mazzata tremenda! Aia! Oh! Oh! E lì un'altra volta! Bravo, bravo! Continua così! Che fa? Gli treccia. Tutte le volte che mi preparo a fare un numero me lo rovinano. È impossibile. È impossibile. Si sta riducendo tutta una semplice scazzottata, ma non mi fanno fare nessun numero spettacolare. Me lo volete far fare, accidenti? Niente da fare, non c'è niente da fare. Basta! Oh, per la miseria, era ora. Mi fate fare soltanto delle gran scazzottate. Oh, porca miseria, prima mi ha beccato il sinistro, adesso mi ha beccato il destro. Che c'è male? E guardati! Ma guardati! Ragazzi, non c'è niente da fare! Vuole solo che lo meno! Oh, adesso poi basta anche tu, eh! Vuole solo che lo meno! Non vuole farmi fare dei numeri! Oh! Spiar! Ah! Ma quasi spezzato in due! Oh! Allora! I think this proves without a doubt why SmackDown's the dominant brand in sports entertainment. I can't help but agree, Hunter. You won't see action like this on Raw. Yeah, even if you did, you'd have to listen to a couple of jabber now about puppies and government mules and scolded dogs. I tell you, it's like a damn zoo over there. Oh, non c'è niente da fare. Niente da fare! Ecco, hai visto cosa è successo? Che alla fine ci hai rimesso anche te i gioielli. Perché quello che è troppo, è troppo. Basta! Dove è finito? Dove è finito ancora? Oh, qua è tutto uno schiva. Ci hai creduto che te l'avrei lasciato fare? Dov'è? Aia! Qua mi stai dando soltanto dei grandi schiaffi. Ti rendi conto che non stai facendo una pippa proprio? Non stai facendo schivare, schivare, schivare. Io schivo te, tu schivi me, ma alla fine però le botte le prendi solo tu. Le botte serie le prendi solo tu, te mi dai solo degli schiaffetti o dei calci dei maroni, che in questo caso è l'unica cosa che puoi fare. Mentre io ti faccio fare conoscenza con i gradoni d'acciaio. Vedi la differenza? Vai, sali sul ring, va. Che sei inutile. Ora ti faccio vedere io cosa significa il male.
But you can't seriously sit there and say that if anyone on the Raw roster, a questa distanza non sarebbe stato possibile mancarlo. Neanche così. So, molla. Oh. Sto match sta andando troppo per le lunghe, ragazzi. Troppo per le lunghe. E io comincio a innervosirmi. Sapete che vi dico? Al momento non sento l'importanza di dover utilizzare oggetti o altro, anche perché comunque è il primo incontro che faccio, non penso che sia del tutto necessario arrivare a tanto, perché tanto poi Edge sta già sanguinando e mi ha rotto proprio, me li ha rotti tutti e due. Quindi facciamo la prima mossa finale. E tac! Però non mi sento del tutto soddisfatto, ve lo dico. This is one hell of a performance by some amazing superstars, bro. This could be three right here. Ah no, eh! E mo' ti faccio la seconda! Osservate attentamente, ragazzi! Questa è la mossa in assoluto più potente che riesco a fare! Molto ispirata a Bud Spencer, non so se mi spiego. E da questa non si rialza mai nessuno. Uno, due, puoi contare anche fino a 20 che intanto questo non si rialza. Oh, però mi fanno un po' male. Mi fanno male tutte e due, non so se mi spiego. Me li ha beccati entrambi. Ok, ok, grazie, grazie. Però mi fanno ancora male, eh. Adesso mi serviva un po' di ghiaccio. Ok, grazie per aver seguito questo mio incontro. E adesso vi dovrò andare dentro una vasca piena di ghiaccio per alleviare un po' i dolori. Ci vediamo al prossimo incontro.